Prego. Consigliere Pellegrini, aveva chiesto la parola. Prego. Grazie Presidente. Preliminarmente, ovviamente, ringrazio anch'io il lavoro e la disponibilità dell'ingegner calabrese e del geometra Romagnoli per fornito a me e al consigliere Cicchitti per le richieste che abbiamo fatto e che ci è stato messo a disposizione, quindi li ringrazio, e come li ringrazio anche per il lavoro fatto da loro, che mettere mano ad un piano regolatore generale è un'impresa ardua, considerato anche il fatto che comunque loro non si occupano solo di questo, ma devono comunque assolvere a tutti i problemi quotidiani dell'intero ufficio urbanistico, e quindi sicuramente è uno sforzo che loro hanno fatto e che hanno messo a disposizione la loro professionalità. Intanto il coordinatore del piano trovato con bando pubblico è l'architetto Michela Giammarini, e insieme all'architetto che è la coordinatrice del gruppo hanno lavorato, e ciò l'ho già ringraziato, ma non sono solo loro che hanno fatto parte del gruppo di lavoro, sono ben 5 persone. Una è l'architetto. Ringraziando lei o sta integrando? No, sto integrando, perché se no l'ho capito che lei vuol far apparire che è fatto solo dagli uffici, non è così. Gli uffici... No. Allora, lei è incompleto, lei è parziale. Bisogna ringraziare anche l'architetto Michela Giammarini, il geologo Pietro Di Giuseppe e l'esperto in ambiente Andrea Rosario Natale. Sono questi che hanno lavorato al piano. Bisogna ringraziare tutti, non sia fazioso anche nei ringraziamenti. Ma quale consigliere comunale? Lei viene a fare teatro, lei sta qui per fare teatro. Io faccio quello che ritengo opportuno di fare, non è lei che me lo deve imporre. Io faccio quello che voglio qua dentro. Lei non è nessuno per imporre quello che fa. Io dico quello che ritengo opportuno. Va bene, non me lo deve dire lei. Ringrazi tutti. Che non è un padre eterno. Ringrazio tutti. Io dico quello che ritengo opportuno di dire dentro quest'aula. E non è lei che me lo deve dire. E me lo può impedire. Dico quello che mi pare. Va bene, e me ne assumo le responsabilità. Va bene, quindi non è un problema questo. Lo faccia anche lei se lo vuole fare. Va bene, perché non sa che dire, è diverso. Va bene, non sa che dire, questo è il problema. Quindi, caro Presidente, io devo fare l'intervento. Quindi, se non mi interrompete, cerco di stare nei tempi, altrimenti andiamo oltre. Dicevo, ricominciamo. Quindi, oltre ai ringraziamenti dell'ufficio, che per quanto mi riguarda è una nota d'apprezzamento e non di facciata, perché quando siamo stati noi all'amministrazione, gli uffici non sono stati, hanno dato un contributo anche a loro, però ci siamo dovuti rivolgere a tecnici esterni per portare a conclusione la situazione. E non è che io voglia denigrare o non apprezzare il lavoro fatto dai tecnici esterni che hanno contribuito alla redazione del piano. Quindi l'ho ringraziato il capogruppo, la coordinatrice, l'ho ringraziata personalmente, caro sindaco,
quando è stata l'unica occasione che mi è stato dato la possibilità di conoscere sia personalmente il mio collega e sia per il lavoro che stava facendo, nell'unica seduta di commissione urbanistica dove ci è stato illustrato le azioni preliminari che si stavano mettendo in campo sulla variante al piano regolatore generale, così come anche gli altri tecnici presenti. E quindi la sua ricostruzione, fatta che io volessi fare qualcosa per non so per quale motivo, sinceramente, perché non mi sembra che io abbia nessun tipo di motivo per denigrare o non apprezzare il lavoro fatto da miei colleghi esterni a favore di chi l'ha fatto internamente. Quindi, quando non sono d'accordo con gli uffici, e questo penso che è qualcosa che tutti i dipendenti comunali mi possono riconoscere, se non sono d'accordo con loro, glielo dico in maniera anche pubblica, senza nessun tipo di problema. Quando invece concordo, allo stesso modo, ne apprezzo le posizioni. Quindi, nel massimo rispetto che mi ha sempre contraddistinto nella mia attività all'interno di questo ente. Detto questo, io sul discorso preliminare che ha fatto il sindaco nel suo intervento, prima di arrivare alle conclusioni fatte, dopo scontri inutili, secondo il mio punto di vista, semplicemente perché si vuole sempre che vada avanti la propria posizione, abbiamo fatto un ragionamento dove il sindaco qua ci è venuto a fare, prima di tutto, prima di entrare nel merito, terrorismo, perché dire e minacciare addirittura che qui, se non facciamo questo passaggio, che nessuno, badate bene, ha detto che non bisogna fare, non l'ha detto nessuno, l'ha detto solo il sindaco, quindi tutti quanti dicono che bisogna fare questo passaggio, però un passaggio e quindi un atto, ci sono mille modi per farlo, e quindi noi stiamo dicendo, abbiamo cercato di dire prima, con molta difficoltà a poter esprimerci, dire perché, per quale motivo riteniamo che questo atto così fatto non è legittimo. Perché, ripeto, è la contraddizione, è avvenuta durante il discorso del sindaco, in più casi, quando ci ha ribadito che nemmeno la discussione e nemmeno degli organi che non sono del Consiglio ma di sua diretta emanazione non potevano e non possono nemmeno discutere della variante al piano regolatore, allora mi dovete dire per quale motivo la commissione urbanistica, composta dai consiglieri comunali che oggi, secondo il sindaco, sono interessati, hanno partecipato alle discussioni una volta, ma se quella è sufficiente per impedirla, e hanno parlato di piano regolatore. E questa è la prima contraddizione. Non esiste questo tipo di incompatibilità. Punto primo. Allora, se fosse così, vuol dire che la trasparenza amministrativa va fatta prima dell'inizio dell'iter. Perché se chi è interessato non può partecipare nemmeno alla discussione, allora non riesco a capire come si possa adempiere a un fatto del genere. E questa è la prima contraddizione. La seconda contraddizione è quello che diceva il sindaco prima, e quindi e vengo al fatto, alla sostanza, di dire che mettere in bocca a noi che diciamo che
ci vuol far dire che noi non vogliamo fare un atto legale, che non vogliamo fare la trasparenza, che non vogliamo far sapere ai cittadini qual è il mio interesse su questo piano. Ripeto e forse ricordo a lei sindaco e a tutto il consiglio e soprattutto ai cittadini che, come ho detto prima, ho partecipato alle votazioni dei piani regolatori precedenti, alle varianti in minoranza, in maggioranza. Non mi risulta di aver avuto nessun ricorso e nessuna vicenda dove qualcuno ha potuto dire minimamente di aver approvato un atto su cui avevo degli interessi. E quindi questo che sia chiaro, perché se qualcuno sostiene il contrario me lo deve dimostrare. E soprattutto io voglio che i cittadini di Atessa, per il tramite del Consiglio Comunale di Atessa, che è l'organo sovrano eletto dal popolo, non venga esautorato d'amblée sull'atto più importante a cui è chiamato a decidere questo organismo. La pianificazione territoriale di un comune è l'atto più importante che è di competenza del Consiglio Comunale. È il primo atto. Ora, sempre facendo memoria di ciò che è successo negli anni precedenti, sempre questo Consiglio Comunale, composto da tutte le forze democratiche liberamente elette dal popolo di Atessa, si è sempre espresso adottando, controdeducendo e approvando tutti gli atti di pianificazione territoriale. E badate bene, per chi è più giovane di questa assise, le precedenti varianti hanno comportato la trasformazione di decine di ettari di terreno da agricole ad edificabili del nostro territorio. Decine di ettari, consentendo l'edificabilità di terreni che precedentemente erano agricoli e sono diventati edificabili. Il numero dei consiglieri presenti in questa assise era superiore, una volta 30 e una volta 20 rispetto a questo, e voi mi volete far credere che questa variante sia invotabile. Non è possibile discuterla nemmeno da questa assise, perché ci sono, tutto il Consiglio Comunale è interessato, tranne il sindaco e il consigliere Fioriti, è interessato a questa variante. Io su questo non ci credo, perché non è così. Quindi la prima cosa che io voglio difendere è che questo Consiglio Comunale si esprima, dibatta, si confronti su uno strumento urbanistico, che è lo strumento di pianificazione territoriale più importante di un comune, l'atto più importante. Io non voglio appaltare il futuro del nostro territorio ad un commissario che viene nominato dalla regione e che viene qua, che non conosce nemmeno dove sta Atessa, e decide le sorti del nostro territorio e dei nostri cittadini. Io questo non lo voglio fare e farò di tutto per non farvelo fare. Tutto ciò che è nelle mie possibilità. Non è possibile arrivare a una decisione del genere. E andiamo nel merito. La trasparenza amministrativa, come è sempre stata fatta in questo comune e in tanti altri, fa quello che dice l'articolo 35, né una virgola di più né una virgola di meno.
E l'articolo 35 è chiaro. L'articolo 35 dice di trasporre le proprietà sulle tavole di piano e che il Consiglio Comunale le approva. Non dice, perché l'altra contraddizione è proprio qui, perché arriva nel momento in cui si discute del piano. La delibera di Ortona, caro sindaco, e io ce l'ho qua, non dice quello che dice la delibera che avete preparato voi. La delibera di Ortona, l'ordine del giorno è questo: approvazione definitiva dello strumento urbanistico. Questo è l'ordine del giorno. Ok? In questa seduta c'è la trascrizione e si dice che la presenza in aula, e sono rimasti in aula 5 consiglieri, per cui si va ovviamente a dichiarare, quando il minimo invece è 7, praticamente si va a dichiarare la seduta sciolta. Questo è all'approvazione. All'adozione, la fase in cui stiamo noi, e dove dice il sindaco che il piano e la variante è pronta per essere adottata. Benissimo, io non vedo la problematica. Se la variante è pronta, caro sindaco, io sono disponibile a tornare in Consiglio Comunale anche domani, lei porti l'adozione del piano con prima l'atto della trasparenza, così come è sempre stato fatto e così come si deve fare, e l'incompatibilità eventuale si verifica nel momento in cui si deve votare l'adozione del piano, non che si verifica nell'atto dell'approvazione della trasparenza amministrativa, perché non è la stessa cosa. Consigliere Ciccalero, rimane, dico, non è la stessa cosa. Va bene? Non è la stessa cosa. Perché la trasparenza amministrativa, lo ripeto, se uno legge, tante sono due righe, l'articolo 35, capisce cosa dice. Mentre ciò che poi si mette dentro è l'articolo 78 del TUEL. Ma l'articolo che parla di incompatibilità, l'articolo 78 del TUEL, si verifica nel momento in cui io consigliere comunale vado a approvare l'atto che potrei essere interessato. Non si verifica prima e soprattutto non lo verificano gli altri. Questa è la procedura che si è sempre fatta in questo comune. E ripeto, oltre adesso alle azioni, alle minacce che addirittura faccia cadere pure il piano regolatore, caro sindaco, di questo comune che è stato approvato nel 2011, dopo 10 anni ci sarà un motivo in più per cui la ricorderanno. Se ha questa esigenza di venire a dire che abbiamo sbagliato tutti, che tutti quelli che hanno amministrato questo comune negli ultimi 40 anni sono tutti imbecilli, che non sono capaci, non sono stati capaci di fare nulla, faccia anche questo. Ma a me non mi risulta che sia stato così. Quindi questi sono i temi su cui di merito andiamo a disquisire. Poi ci si viene ulteriore minaccia: gli atti sono nulli. Scusate. L'atto è nullo se non si fa la trasparenza amministrativa. Siamo annullabile. Annullabile se non si fa la trasparenza amministrativa. Sì. Ma ove nel caso in cui, fatta la trasparenza amministrativa, un consigliere comunale interessato votasse la variante al piano regolatore, quindi la delibera di adozione, in questo caso, e qualcuno, e non tutti, potrebbe far ricorso solo chi è interessato da quella scelta, l'annullabilità riguarda solo ed esclusivamente le proprietà di quel consigliere comunale o dei suoi affini.
Quindi non si annullerebbe nessun atto in maniera tout court. Non corrisponde al vero. Quindi di queste cose stiamo parlando. Ma ripeto, io non sono un legale, non mi interessa entrare in questo dibattito. A me interessa il dibattito generale. Non voglio che si appalti ad un commissario esterno il futuro dei prossimi 10-15 anni, perché sappiamo benissimo quanto tempo rimane vigente un piano regolatore. Non voglio che si appalti ad una terza persona che arriva qui e nel giro di una settimana, senza vedersi nemmeno le carte, approva uno strumento urbanistico. E l'altra situazione su cui poi cerca di dare il bastone e la carota il sindaco è dire che vabbè, ma poi ci sono le osservazioni e quindi il consiglio comunale. Le osservazioni, caro sindaco, sono osservazioni puntuali che si possono fare e di certo non puoi mettere in discussione le linee programmatiche del piano stesso. Quindi non è vero che questo consiglio comunale può tornare a discutere del piano regolatore, perché potrà tornare a discutere delle singole osservazioni fatte solo da persone direttamente interessate. Quindi questo consiglio comunale, una volta adottato il piano, e non a caso, è il passaggio più delicato per arrivare all'adozione del piano. È sempre stato così, che ci sono voluti anni, alcune volte 10 anni, anche di più. La variante al piano regolatore del 1999, la prima bozza era del 1990, giunta Staniscia, è stato approvato nel 1999 e adottato nel 1997. Ci sono voluti 7 anni per arrivare all'adozione, perché è il passaggio più importante. L'altra variante, fatta dalla giunta Cellucci, iniziata nel 2002, è arrivata all'adozione nel 2007, un mese prima delle elezioni. Non porta tanto bene, sindaco, che pure noi arriveremo, se la vostra procedura è giusta, arriveremo più o meno ad adottare il piano un mese prima della scadenza elettorale. Ma a parte questo, quindi è il passaggio più importante, perché è il momento in cui si decidono le linee principali, l'impostazione del piano. E io, vede, non entro nel merito del piano regolatore. Uno, perché non ho avuto la possibilità di studiarmi e di capire tutto il piano regolatore. Sono sincero, io con 3 giorni non riesco a studiarmi un intero piano regolatore. Quindi lei ci dice che è stato consegnato, è stato fatto. Se si parla di piano regolatore, ma quantomeno vanno dati 20 giorni ai consiglieri comunali per vedersi il piano. Non 3 giorni, tra cui il 31 dicembre, il 1 gennaio, il giorno dell'Epifania. Ma di che cosa state parlando? E ci viene a dire pure che ci ha concesso. Che cosa ci ha concesso? Che cosa? Vi devo leggere quello che ha detto il capogruppo Farina nell'unica seduta delle commissioni, di quando si è parlato di piano regolatore. Il consigliere Farina precisa che l'incontro è il primo di una serie in cui avviare una discussione, stante l'importanza di tale strumento per la collettività, ne seguiranno tantissimi altri. Da quella data era il 22 di luglio. Da quella data, almeno io personalmente, non sono stato più convocato, ho chiesto la partecipazione per discutere di un piano, di una variante, un piano regolatore
Non è possibile, non è accettabile. Non è accettabile che un consiglio comunale gli si propone che venga esautorato e che non ha mai discusso nemmeno un minuto di uno strumento così importante. Ma non è che io non sono d'accordo con i principi, caro sindaco, e lei si va sempre cercando di coinvolgermi per altre situazioni, non per il compito che io svolgo qua dentro. Io non è che non so, tant'è che sui verbali, dove sono riportato, quella volta è riportato ciò che io, il contributo che ho dato, non certo mi sono messo a fare l'opposizione là dentro. Va bene, c'è scritto. Io non è che non sono d'accordo con quei principi, anzi, sono d'accordissimo. Non c'entra nulla. Proprio perché sono d'accordo, io voglio partecipare a discutere, perché è in ballo il futuro del nostro territorio. Non posso accettare supinamente, in maniera veramente incredibile, che tutti i consiglieri vengano classificati, interessati ad un piano perché hanno un fabbricato, magari già realizzato, che hanno un'area che è già edificabile, rimane edificabile, però gli abbiamo cambiato il nome, adesso non si chiama più R. La critica che ha fatto lei alle R, caro sindaco, lo deve rivolgere al suo capogruppo, che quello è un piano iniziato in quel modo dal tuo capogruppo e dalla sua giunta dell'epoca, non certo da noi. Ma non mi sembra che perché si chiamavano R e non B sia stato un grosso problema per la nostra comunità. Forse è stato qualche problema in più per noi tecnici, che ci siamo dovuti un po' allenare a capire e molte volte a cervellarci per creare i raffronti e quant'altro. Ma non mi sembra che questi sono stati i problemi della nostra realtà. E sempre tornando sul discorso della trasparenza, ecco perché non posso accettare che una relazione detta un elenco, ringrazio anche quello, perché a noi la relazione non era quella, ma diciamo la relazione di cui si parla nella delibera, dove c'è l'elenco di tutte le proprietà di tutti i consiglieri, ci è stata consegnata sempre dall'ingegnere Calabrese, ma che non aggiunge nulla di specifico in più rispetto a ciò che si dice nella delibera, e cioè il passaggio è solamente quello, questo qua, che la correlazione immediata e diretta di cui all'articolo 78 può ricorrere in tutti quei casi in cui una proprietà immobiliare riconducibile al consigliere comunale risulta inserita in una delle aree di azzonamento ridenominate e sottoposta a nuova normativa di attuazione. Nuova normativa. Ma a parte questo, ma tutta la discussione che c'è intorno all'articolo 35 della 18 e all'articolo 78 del TUE è che bisogna vedere. Perché se parliamo di norme generali, generali significa che riguarda tutti. E da quello che ho capito, ripeto, io non ho avuto la possibilità di approfondire singola, zona per zona, persona per persona, consigliere per consigliere, qual è la modifica che è intervenuta, perché nemmeno nella relazione c'è scritto semplicemente la nuova zonizzazione, quindi bisognerebbe andare a capire, a raffrontare la nuova rispetto alla vecchia, qual è l'interesse, ma soprattutto l'interesse immediato e diretto si sviluppa nel momento in cui una qualche norma interviene sulle mie proprietà, direttamente. Non perché uno che c'ha un fabbricato in una qualsiasi zona del comune di Atessa
già edificato, già sfruttata la cubatura, già fatto tutto, o semplicemente perché non gli andiamo a dire che rispetto al piano precedente, che c'era un premio di cubatura del 20%, oggi gli diciamo ci sta lo stesso premio, però attenzione, se vuoi sto premio devi adottare i criteri di sostenibilità. E quindi per questo, un esempio, per questo il consigliere Cicchitti, sembra un esempio, diventa interessato al piano. Ma che state dicendo? Ma se fosse così, nessun piano potrebbe essere approvato, adottato da qualsiasi consiglio comunale. Cioè voi volete dire che la normativa, chi ha fatto le normative, possa pensare un qualche cosa del genere, dove da una parte lascia al consiglio comunale, ripeto, l'unica cosa certa è che la pianificazione è di competenza del consiglio comunale, l'unica cosa è certa, nessuno ci può mettere mano nella provincia, nella regione, nessuno, è il consiglio comunale che decide la pianificazione del proprio territorio, da una parte questo, dall'altra parte, secondo quello che sostenete voi, diventa inadottabile e inapprovabile qualsiasi strumento urbanistico, qualsiasi, non ce ne potrà essere nessuno. Così come la zona di completamento, che sono queste, diciamo, ripeto, le cose più importanti, le zone agricole diventano motivo di incompatibilità di un consigliere, perché abbiamo diviso le due zone, due tipologie, in una zona gli diciamo che comunque, se vuole fare, intervenire, deve adottare delle prescrizioni in più per quanto riguarda, ripeto, prescrizioni condivisibili, non è che non le condivido. Ma stiamo scherzando? Quello è motivo di interesse del consigliere comunale, il consigliere che diventa interessato perché sta facendo proprio un proprio interesse approvando quell'atto, che riguarda tutte le zone agricole del comune di Atessa. Oppure tutte le zone di completamento del comune di Atessa, che sono migliaia. Questo non è possibile. Io mi rifiuto di accettare una situazione del genere. E anche nell'eventualità, voi andate avanti per la vostra strada, fate quello che ritenete opportuno, ma non è, io, per me, una situazione del genere è inaccettabile. E non posso comprendere qual è l'interesse di questa maggioranza ad andare così, comportarsi in questo modo, a prescindere da ciò che si potrebbe arrivare alla formazione e all'adozione di uno strumento in maniera tranquilla, perché io, ripeto, l'ho detto ed è scritto, non ho mai palesato l'idea che voglia fare ostruzionismo o, chiamato come, opposizione dura a un'eventuale adozione o riformulazione di un piano regolatore se si va verso la direzione della semplificazione, della cura dell'ambiente di determinate situazioni, della facoltà di arrivare più incisivamente a risolvere alcune questioni che i piani che noi abbiamo ci portiamo dietro. Non ha detto nessuno. Allora arrivare qua con questa prepotenza nel dire il Consiglio Comunale lo mettiamo fuori, senza, ripeto, un minimo di confronto, un minimo di dialogo, niente. Cioè, ripeto, da luglio non abbiamo più sentito parlare di piano regolatore generale. Si sono fatte altre commissioni, altre due o tre commissioni, che magari c'era anche all'ordine del giorno, però chiedo all'ingegnere se mi sbaglio, ma non si è avuto tempo, ci stavano questioni, diciamo, prima e prioritari su cui ragionare, quindi non si è discusso niente. Non ci è stato dato il progetto di piano, tranne che gli ultimi tre giorni, non abbiamo avuto la focolazione. Cioè io mi ricordo
consigli comunali che sono durate giorni, notte, settimane. Si parlava di piano regolatore generale. In queste aule non era questa, era qualcun'altra. Ma si è discusso per... Cioè adesso arrivate voi, è tornato lei sindaco e decide, il consiglio comunale va a casa, siete tutti incompatibili, facciamo fare a un altro e sta a posto così. Ma per me è veramente una situazione assurda. E io, ripeto, non concedo a nessuno di trasformare questa delibera in una delibera di condanna dove ci saranno scritti i nomi. E io mi meraviglio che tutti quanti gli altri consiglieri, che secondo, ho visto qualcuno interessi, perché uno c'ha una casa in una zona di espansione, diventa interessato al piano, cioè veramente cose ridicole, voglia permettere di far rimanere impresso in atti pubblici, perché queste delibere sono pubbliche, dove ci sarà scritto il nome che lui o lei è interessato al piano e quindi non ha potuto partecipare e ha permesso di esautorare il Consiglio Comunale dalla discussione sul piano regolatore generale. Non lo può decidere un'assemblea, non lo può decidere. Sono 50 minuti, caro Presidente, e lo sa, va bene? E lo sa. Quindi non lo può decidere un Consiglio Comunale, chiunque esso sia, che io sono interessato. Lo decido io quando si parla di quell'atto e mi assumerò le mie responsabilità. Se votarlo o non votarlo, come ho sempre fatto. E anche voi dovete assumervi le vostre responsabilità. Perché essere eletti, sedere in questo consiglio comunale, non significa solo benefici o quello che vogliamo, ma significa soprattutto assumersi le proprie responsabilità. E questa è una di quelle. E questa è una di quelle dove è troppo facile schermarsi dietro un presunto, perché anche la relazione dell'ingegner Calabrese parla di presunzione. Ma la presunzione che si mette in premessa poi diventa accertato in deliberato. Perché se lei mi dice è presumibile l'interesse del consigliere X nelle premesse e poi mi dice delibera che il consigliere X è interessato, cioè questo presumibile, allora o scrivevi dall'inizio, scusami se ti do del tu, o si scriveva dall'inizio il consigliere X è interessato per questo e quel motivo e quindi il consiglio comunale delibera che il consigliere X è interessato, ma non penso che questo un RUP poteva scriverlo. E allora com'è? Si fa tutta l'introduzione, si dice che è presumibilmente e poi l'amblè diventa potenzialmente, vabbè, il significato è simile, d'amblè diventa potenzialmente, diventa interessato, si decide che Tizio è interessato. Sempre tornando alla storia, un po' di storia, quando si arriva all'adozione, le delibere hanno un numero conseguente. Nel 2007 era la delibera numero 40 e la delibera numero 41. Perché? Proprio per quello che sto sostenendo. Perché nella delibera precedente si accertano le proprietà trasposte e la delibera seguente si adotta il piano.
si va in adozione. Quindi già questo invece dovrebbe far riflettere. Nel 2007, dei 20 consiglieri che erano in carica in questo comune, otto consiglieri hanno abbandonato l'aula quando si è adottato il PRG. Bene? Non è che non ci sono stati o non c'erano. C'erano, ma quando è che si è accertato? Quando è che si è accertato? Nella trasparenza amministrativa? No. No. Non si accerta nella trasparenza amministrativa. Si accerta nella delibera di adozione del piano. Là il consigliere interessato, che è stato messo a conoscenza dall'ufficio nella delibera precedente, dove gli è stato detto queste sono le tue proprietà, tutto quello che serve, e il consigliere comunale quando va a decidere come comportarsi nella delibera di adozione, decide se votare o non votare. Quindi dicevo, 20 consiglieri, 8 erano interessati, hanno abbandonato l'aula e il piano è stato adottato con 7 voti favorevoli e 5 astenuti. Stessa storia successe nel 1997 e poi a seguire tutti quanti gli altri. Quindi la mia contestazione, al contrario di quello che si aspettava il sindaco, che io, come vedete, non ho parlato di piano e non intendo farlo, perché uno, ripeto, non sono sufficientemente preparato in quanto non ho avuto il tempo per studiarmelo in minimi particolari, perché un piano regolatore, per chi non è del mestiere, penso che ci vuole un bel po' per digerirlo un pochetto, manco tutto. Non si fa leggendolo con una mezza giornata e dando uno sguardo alle tavole, perché norme, NTA, regolamento edilizio, è tutta un'altra serie di vicende. Quindi per me nel merito del piano regolatore vorrei ancora entrarci, se mi sarà data la possibilità. Poi se non mi sarà data la possibilità, pazienza, non è pazienza, non è una cosa normale, ma se uno decide così. Quindi cerco di, e mi avvio a conclusione, il discorso è questo: se il piano regolatore generale, la variante al piano, è pronta, io sono a disposizione per confrontarmi, per vedere il contenuto, capirlo, ma non mi servono 6 mesi né 6 settimane, mi serviranno forse un paio di settimane, non di più. Discutiamo del progetto di piano, vediamo se ritengo che possa essere tranquillamente recepito qualcosa, ma non che di mio interesse, che io già avevo detto nella commissione, che nessuno ha preso minimamente in considerazione, liberi di farlo, ci mancherebbe altro. Quindi di mettere a confrontarsi su questo, e si arriverà in aula con la trasparenza fatta secondo quello che prescrive la norma e non di più di quella, e poi si arriverà ad adottare il piano. Questa è una scelta che, se vogliamo fare gli interessi e il bene dei cittadini di Adesso, perché deve essere quest'Aula che si prende tutte le responsabilità ad approvare o no, ad adottare o no un atto di pianificazione territoriale. Nel momento in cui, io ripeto, non lo escludo, nell'atto, nella delibera di adozione del piano,
ci sono un numero di consiglieri che ritengono, in base alla documentazione e allo studio fatto dall'ufficio, ritiene che è interessato al piano e quindi non lo può votare, solo a quel punto si va alla nomina del commissario regionale, solo a quel punto, ma non certamente in questo modo come voi ci volete portare a nominare un commissario in questo modo. Le procedure sono abbastanza semplici, se c'è la volontà si può fare, se non lo volete fare, e qui consentitemi, forse qualche dubbio ce l'avete in mezzo a voi, che forse non avete più i numeri, che non avete, consigliere Ciccarelli, non è che lei quando parlavate voi è consentita, adesso non se lo vuole sentire più dire, se le deve sentire. Sta gesticolando, come a dire un'altra volta. Io faccio quello che mi pare perché mi manca l'aria. Un'altra volta, va bene. Mi manca l'aria. Va bene. Quindi vado a respirare, pure come sto vado a respirare fuori. Allora, è uno scherzo. Voglio respirare qua. Va bene. Però ripeto, ecco, io quindi se avete paura di questo è un altro paio di mani. Ma se non avete paura di questo, ok? Facciamo le cose come uno si sono sempre fatti, e io non ritengo, ripeto, lo risottolineo di nuovo, le cose fatte in precedenza, sicuramente tutti quanti possono sbagliare, probabilmente qualche errore è stato fatto, ma non lo ritengo che sia così, diciamo, così grave. Si fanno i passaggi che si devono fare, ci si dà la possibilità di capire il piano, il progetto di piano. Penso che non è chiedere tanto. Se voi avete la necessità di adottarlo prima delle elezioni amministrative, penso che i tempi ci sono abbondantemente, probabilmente, ma anche se vota a maggio, quindi figuriamo, ci avete di tempo davanti, quindi che problema ci sta? E poi ripeto, se è come ogni consigliere condivide la linea personalmente che è effettivamente interessato al piano e quindi approvando quel piano, approvando quella delibera, ritiene di avere interessi diretti o per sé o per i suoi parenti, io sarò il primo ad allontanarmi dall'altro. Se così è, io sarò il primo. Perché, ripeto, tutto voglio fare alla mia conclusione di questa esperienza amministrativa è quella di avere problemi, qualsiasi tipo di problemi derivanti dall'approvazione di qualche atto che qualcuno potrebbe ritenere che io mi sia avvantaggiato dall'approvazione di quell'atto. Quindi questa è una posizione, credo, molto rispettosa dei ruoli, ma nello stesso tempo chiediamo che la maggioranza si ravveda su questa posizione, anche perché, e questo non mi sembra che sia un atto così importante e rimarco che appalta il futuro del nostro territorio per i prossimi 10 anni, venga approvata da una minoranza dei consiglieri comunali. E che vi è consentita l'approvazione semplicemente perché si è andati in seconda convocazione, perché sennò voi i numeri non ce li avreste. Quindi è un motivo in più per riflettere, perché non può essere e passare un concetto del genere. Stiamo parlando di un atto di fondamentale importanza che decide ciò che sarà del nostro paese, cittadina, per i prossimi 15 anni. E io non penso che tutti i consiglieri che stanno seduti qua dentro siano contenti che questo futuro venga deciso da un commissario regionale.